Di nuovo l'ennesima edizione della Fiera di San Bartolomeo che indica il fatto che il territorio è ancora molto vivo, sempre più vivo ogni anno, tant'è che quest'anno sono tante le novità, in primis la location. Siamo contenti che sempre un numero maggiore di associazioni cominci a vedere nel Parco Orti una cornice adeguata per davvero l'organizzazione di manifestazioni di livello, quale è sempre stata e ovviamente anche quest'anno sarà la Fiera di San Bartolomeo. Grazie alla fantasia della Proloco faremo un salto indietro nel tempo, ma devo dire che poi gli spunti, io credo per riflettere insieme ai nostri figli e rispettivamente insieme ai propri genitori, ai propri nonni, magari anche sul nostro presente e sul nostro futuro saranno tanti. Ovviamente gli elementi, come dicevamo prima, di novità saranno tanti, gli elementi allegorici saranno molti. È chiaro che però l'obiettivo di tutti, dell'amministrazione, della Proloco, di tutti i volontari e devo dire dei tantissimi sponsor che consentono poi la messa in pratica di tutto ciò, è quello di offrire un momento di svago alle tante, tante famiglie del comune di Carpenedolo e di certo anche dei comuni limitrofi che con orgoglio ci apprestiamo ad accogliere. Sì, un'attenzione alle aree verdi, devo dire, c'è stata all'indomani dalle nostre elezioni. Oggi ormai sono passati 4 anni, siamo all'ingresso dell'ultimo anno di mandato e devo dire con orgoglio gran parte del lavoro è stato svolto in questo settore e si può ritenere concluso. Due gli investimenti importanti che sono ormai a regime, quello sul Parco Fugetto e quello sul parco nel quale siamo oggi, ossia il Parco Orti. Tutti gli altri parchi, devo dire però, che hanno in questi anni ricevuto investimenti, ci manca ancora un pochino di tempo per poter dire che tutti i parchi sono equamente attrezzati. Questo è il nostro obiettivo e questo è quello che raggiungeremo.